Buonasera, siamo presso la Casa della Cultura qui a Monteforte Irpino. C'è un evento importante, un evento che è stato promosso dagli amici della biblioteca. Vogliono così lanciare questo quinto volume che è stato realizzato dal dottor Armando Montefusco, che è lo storico per eccellenza contemporaneo della nostra città di Avellino. Sono in compagnia della giornalista Eleonora Davide. Eleonora, allora, questa giornata, la promozione e il lancio culturale di questo quinto lavoro realizzato dal dottore Montefusco e dall'amico Geppino Del Solito, no? Certo. Prego. Ma in effetti più che una semplice presentazione è effettivamente un evento, perché sì. La produzione dei libri, dei saggi storici di Armando Montefusco è un patrimonio oramai dell'Irpinia. Certamente. E in particolare Monteforte occupa delle posizioni di rilievo con nostro grande piacere. E gli amici della biblioteca, l'associazione che gestisce la biblioteca per conto del comune di Monteforte, con il patrocinio del comune, dell'amministrazione comunale, hanno pensato di dare uno spazio oggi a questo volume per farlo conoscere. Poi la generosità culturale, non so, di diffusione della cultura di Armando Montefusco non è arcinota. Esattamente, esattamente. E quindi io modererò l'incontro abbiamo la Senti, conosciamo un attimo meglio questi amici della biblioteca e poi passiamo al dottore Montefusco. Sono giovani volontari che hanno costituito un'associazione che gestisce ogni giorno, tiene aperta, la biblioteca comunale. Bene. Dottore Montefusco, allora veniamo a te, dopo ascoltiamo anche l'amico Geppino Del Solito. Auguri per questa nuova pubblicazione, veramente. Grazie. Di cuore, con rispetto e da parte di tutta la redazione del nostro giornale Cumpane. Quinto lavoro. Di cosa approfondisci in questo lavoro sulla storia di Avellino? Sì, allora la voce è un po' più alta. Sì, in gran parte c'è una buona parte del libro dedicato alla storia delle famiglie di Monteforte, il patrimonio agrario, la toponomastica, eccetera. Per Avellino invece mi pare che l'attenzione sulla Casina del Principe, no? Casina del Principe era il quarto. Era il quarto, scusami, questo? Invece questo qui abbiamo dedicato ampio spazio al Viale del Miglio, cioè all'intero percorso da Porta Napoli fino a Rione Speranza, che è la distanza di un miglio, di un chilometro, ecco perché veniva detto. E cosa avete ricostruito? Le dimore? Sì, esattamente, tutte le dimore che si sono andate a costruire nel tempo, cioè a partire, perché fino all'Ottocento in effetti i confini urbani di Avellino erano ristretti tra Porta Napoli e Porta Puglia, possiamo dire da Piazza Libertà a Largo Santo Spirito, e non furono mai superati questi confini. Questi confini urbani furono superati semplicemente a partire dall'Ottocento. Bene. E lentamente, prima, lungo, tant'è che se consideriamo che le carceri di Avellino furono costruite là dove si trovano attualmente, è perché era considerata una periferia urbana, e quindi non davano. È richiesto molto lavoro questa ricostruzione e posizionamento delle varie dimore. Perché abbiamo dovuto un poco ripercorrere un poco tutte le dimore, tutte le case, cercando di quelle di notevole, di maggiore interesse, vedere quanto furono costruite, da chi sono state abitate, chi le ha costruite. Qual è l'elemento di novità che è emerso da questo studio? Hai trovato qualcosa di innovativo, qualcosa che non vi aspettavate? Qualcosa di innovativo riguarda il tipo, l'urbanizzazione del corso, che prima si svolge su di un lato, mentre un altro lato resta completamente disabitato. Poi c'è un'inversione di tendenza, si ripercorre su di uno e l'altro resta, e così via. Questa è stata la ricostruzione che abbiamo fatto nel tempo. Bene. Diciamo, questo è stato. In bocca al lupo. Grazie. In bocca al lupo, vuoi dire qualcos'altro? Vuoi aggiungere? Sì, senti, no, il bisogno. Il prossimo volume sarà dedicato invece alla parallela al corso, l'ex via Littorio, corso Europa, Beh, via Roma. Grazie, buon lavoro e buona conferenza, Armando. Continua il nostro excursus attraverso tutti i promotori di questa iniziativa. Ora abbiamo il piacere di parlare con
consigliere delegato alle associazioni Angelo Damiano. Ecco Angelo, chi è venuto l'idea di presentare, di promuovere questo libro? Chiaramente con l'assessore alla cultura Elia Vitale siamo sempre pronti a dare input per la promozione di attività culturali, e quindi il libro, il volume redatto da Armando Montefusco si sposa benissimo con la mission della biblioteca di diffondere la cultura e il territorio, qualsiasi tipo di iniziativa legata chiaramente alla nostra storia, e la biblioteca comunale, la Casa della Cultura sono la cornice adatta, perfetta, perché Amici della Biblioteca, che è impegnata sul campo 365 giorni l'anno, promuove iniziative di questo tipo insieme all'amministrazione. Grazie, andiamo all'assessore alla cultura. Il suo nome, per favore. Elia Vitale, buonasera. Allora, un suo commento su questa serata, cosa si aspetta? Qui c'è gente, di Avellino, insomma, una bella serata. Prego. Sì, no, in realtà questo è un impegno che noi avevamo con il professore Montefusco. Sì. Abbiamo insieme a lui già da tempo organizzato e stabilito, insomma, la giornata per la presentazione del suo quinto volume, anche perché è uno dei cinque volumi che parla proprio della storia di Monteforte. Quindi infatti. È tutto completamente concentrato sulla nostra cittadina, sul nostro paese. Quindi sono molto molto onorata, veramente felice. Noi le facciamo in bocca al lupo. Come assessore alla cultura sente di dire qualcosa, lanciare un messaggio, qualcosa? Io come sempre lancio un messaggio soprattutto ai giovani. Ai giovani, bravo. Sì, perché perfetto. Noi abbiamo appunto dato la biblioteca in gestione ad un'associazione di giovani, sperando infatti che questo potesse fare l'attrattiva. In realtà gli obiettivi, i risultati raggiunti con i ragazzi sono tantissimi. Risulta trainante? Assolutamente sì, sono dei ragazzi comunque che la gestiscono in maniera gratuita, quindi comunque sono belli pronti. Auguri a lei, assessore. Chiudiamo questo servizio con il vice sindaco di Monteforte, il nome Martino Della Bella. Dottor Martino, cosa si aspetta di questa iniziativa? Ma intanto, come diceva Lia, l'assessore alla cultura, è un'iniziativa che calza a pennello con quello che fa poi l'attività, diceva anche Angelo, l'attività promossa dagli Amici della Biblioteca, diffondere la cultura, diffondere la lettura dei libri, e questo libro, questo volume, questo quinto volume parla in modo significativo della nostra comunità. Quindi è un'indagine importante dal punto di vista sociale, Monteforte, economico, storico. Sta vivendo un periodo positivo rispetto alla dimensione della cultura. Sento anche parlare del castello di Monteforte, si stanno realizzando interventi, c'è stato un finanziamento. Sì, è stato realizzato un importante intervento di riqualificazione del castello, diciamo di quella che è tutta l'area pertinenziale al castello. Lo so, sto seguendo la cosa. È una riqualificazione che afferisce la Pineta di San Martino, quindi tutto il borgo di San Martino, il castello, andranno ovviamente proseguiti i lavori. C'è anche una convenzione con la facoltà di il Sorosar Bengasa, la facoltà di archeologia. Quindi diciamo che che c'è una riscoperta della storia di Monteforte con questa amministrazione. Va bene, io le faccio veramente tantissimi auguri a voi, a lei, all'assessore e a tutte le associazioni di Monteforte. Buonasera.